Sono Massimo Crivaro, RSU SLCCGL. L'iniziativa di quest'oggi nel sito di Abramo di Montaltuffugo mira fondamentalmente a sensibilizzare team affinché dia dignità al lavoro. L'iniziativa di quest'oggi mira sostanzialmente a comprendere fino in fondo quali siano le strategie che TIM ha intenzione di mettere in campo. Ormai stiamo assistendo da troppo tempo a questa precarizzazione del lavoro e quindi il nostro obiettivo è quello di chiedere sostanzialmente al committente principale che offre lavoro all'interno di questo sito produttivo, di spiegarci le ragioni per le quali ormai da troppi mesi ci sono stati questi tagli di volume che inevitabilmente hanno prodotto intanto il non rinnovo dei lavoratori a tempo determinato e in secondo luogo la necessità di aprire procedure di FIS per i lavoratori a tempo indeterminato. In tal senso noi chiediamo comunque maggiore chiarezza al player team affinché ci dia la possibilità per il futuro di avere comunque delle prospettive positive per questo sito, ma più in generale per l'Abramo SPA di tutti i siti calabresi. Chiediamo fondamentalmente delle regole certe circa soprattutto l'affidamento delle gare di appalto, che non debbono essere sostanzialmente fatte con le stesse identiche procedure finora utilizzate a TIM, e quindi quasi un affidamento diretto. Chiediamo che vengano rispettate le tabelle ministeriali per quanto concerne il costo minimo delle chiamate, che deve essere comunque al di sopra del costo del lavoro e non certamente al di sotto come sta accadendo, perché questo inevitabilmente produce ad un dumping strutturale e Abramo oggi, al pari di altre realtà produttive come Almaviva, sta soffrendo questa politica scellerata dal nostro punto di vista. Unitariamente come CGL e CISL e UIL chiediamo anche ad Abramo che dia maggiore chiarezza circa quelle che sono le prospettive nel prossimo futuro, perché evidentemente qui si vive una situazione di fortissimo disagio e di fortissima preoccupazione. Con l'occasione invito anche tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici calabresi a partecipare alla manifestazione nazionale che si terrà il prossimo 22 di giugno a Reggio Calabria, dove comunque verranno rivendicati quelli che sono i diritti al lavoro e per salvaguardare quella che è la dignità stessa del lavoro.